a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare dell'Exxence, la fiera internazionale dei profumi. Sono stato la settimana scorsa all'Exxence, questa fiera a Milano enorme, e vi voglio raccontare un po' com'è andata perché è veramente stata una svolta per la mia carriera. Allora, innanzitutto io non sapevo neanche che la fiera esistesse, sono andato a vedermi le storie di Sinister, la ragazza diciamo con più iscritti su TikTok parlando di profumi. C'è poi anche il ragazzo che è Alex, quindi sono due diciamo gli influencer un po' più grossi di Alex Perfume. E vedendo le storie di Sinister parlava, gli chiedevano: ci sarà l'Exxence? Lei ha detto sì. Ha detto: ma l'Exxence cos'è? Allora ho fatto qualche ricerca, ho visto che questa fiera, però solo con invito, e dato che io ho la spunta blu su Facebook e ne ho approfittato di questa cosa, sono andato sul gruppo di Ajumi, il gruppo Facebook, la community di profumi più grossa, e ho chiesto se qualcuno riusciva a invitarmi. Mi ha scritto Cristian Cavagna in persona, che è il titolare. Mi ha detto: guarda Marco, dato che sei nell'ambito ti faccio entrare io, anche perché in realtà ho scoperto che durava 5 giorni, di cui 3 giorni erano solo per persone addette ai lavori, quindi nell'ambito dei profumi, e 2 giorni invece aperto al pubblico. Io volevo fare un giorno e un giorno, quindi sono stato a cavallo tra il giovedì e il venerdì, quindi un giorno in cui ero lì solo come addetto e un giorno per sentire i profumi. Ho detto: vediamo come va, quindi come pubblico. In realtà ragazzi, mi ha proprio stravolto la vita. A parte che mi hanno regalato 156 milioni di cose, ho due sacchetti pieni di testerini, campioncini di profumi, biglietti da visita là o altri profumi grossi di cui vi parlerò in un altro video. Però per raccontarvi in breve com'è andata: appena entrato ho detto vado un attimo in bagno perché c'era caldissimo, sono uscito dal bagno. Chi trovo? Alex Perfume, subito, così, di colpo. Mi fa: ciao Marco, come stai? Tutto bene? Perché comunque mi conosceva, siamo mezzi colleghi TikToker. Insomma, abbiamo iniziato a chiacchierare di dove sei, cosa fai, cosa non fai. E a un certo punto mi ha detto: ma l'hai vista Matilda, che sarebbe Sinister, l'altra ragazza? No, non l'ho ancora vista. Mi fa: è lì con Vanessa. Vanessa è la loro manager, agente, amica, chiamatela come vi pare. Allora era lì che passava e mi ha salutato: come va, come non va. Ha fatto una storia con me in cui mi sono arrivati un sacco di followers su Instagram per la questione profumi, quindi sono contento. E lì ho detto: cavoli, vediamo cosa succede. Mi hanno detto: cosa fai adesso, vai a fare un giro? Io ho detto: guarda, in realtà sì, pensavo di fare un giro. Mi hanno detto: ma guarda, vieni con noi perché così poi ci facciamo conoscere un po' di gente, ti facciamo conoscere i brand. Vado anche a farmi un giro. E da lì ragazzi sono stato i 2 giorni praticamente con loro quasi tutto il tempo, con lui, Alex, Matilda e Vanessa. Sono stati super gentili, super carini, mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno fatto conoscere tante persone, brand, perché loro andavano lì anche per collaborare, quindi gli proponevano varie cose, e io ero lì come terzo, e anche se non creo contenuti sui profumi al 100%, la gente mi prendeva come TikToker, e quindi ero lì anch'io come influencer, e proponevano cose anche a me, come se fossi il terzo della compagnia. Ed è stato veramente bello, mi hanno dato un sacco di consigli, Alex è stato super carino, tant'è che poi alla sera, finito tutto l'evento in cui ho conosciuto un sacco di gente, ho ricevuto varie proposte, eccetera, mi hanno detto: guardate, la sera ci sono anche degli eventi, c'è l'evento di Nishan, c'è l'evento di Zerjov, c'è l'evento di Campo Marzio, una delle catene più grosse al mondo di distribuzione profumi di nicchia, uno dei negozi di profumi di nicchia più grosso. Ho detto: sono sotto invito, però se vuoi ti invitiamo. Ho detto: va bene. Allora quindi sono andato anch'io alle feste ed è stato tutto veramente fantastico. Matilda mi ha aiutato tantissimo, super carina, Alex idem, e poi alla festa di Nishan mi sono messo a chiacchierare un po' di più con Vanessa e Alex, e senza raccontarvi dettagli perché sono un po' personali, diciamo che Alex ha veramente parlato bene di me, è stato molto carino, mi ha spinto, e tant'è che la gente attorno e Vanessa iniziavano a interessarsi un po' anche alla mia figura. Alex mi ha dato una buona parola, ha dato una buona parola a tutti su di me, è stato molto carino, e in più mi ha detto: ma senti Marco, bro, non pensi che questo sia destino, il fatto che tu sei qui, non sapevi niente, ti sei fatto trasportare eccetera da tutte queste cose? E gli ho detto: sai cosa? Può essere, ma verso la fine del video vi racconto anche che cos'è successo in realtà, che cosa ho fatto la notte prima. Il giorno dopo idem, il giorno dopo stessa cosa, tutto il giorno incontrare gente, sentire profumi, collaborare, fare video, storie, gente che mi riconosceva, è stato molto carino. Alex che mi ha dato un sacco di consigli, abbiamo parlato, ci siamo raccontati tantissimo, poi ho avuto anche tanti momenti anche con Matilda in cui veramente l'ho conosciuta, ci siamo conosciuti, è stato
molto molto bello. E poi abbiamo iniziato a fare le storie, le foto tra noi tre, quindi era diventato un po' come questo team profumato di noi tre. Ci sono altri youtuber, altri creator di profumi, però diciamo che sono un po' sul diverso. Noi tre siamo un po' più sul commerciale, attiriamo un certo tipo di clientela, e invece ci sono quelli un po' diversi che abbiamo incontrato, abbiamo fatto foto, però è una cosa un po' diversa. Ho incontrato anche personaggi grossi come Jeremy Fragrance, anche lui stranissimo, veramente strano ragazzi, però mi ha riconosciuto perché ero stato il primo ragazzo che gli ha fatto il video su Office, la recensione di Office, il suo primo profumo. Ma ragazzi, dal vivo abbiamo fatto un video insieme, tutto veloce, sapete che è diventato un po' strano ultimamente, ho anche sentito cose un po' particolari da lui, di gente che diciamo è nell'ambito, però ovviamente per questioni di privacy non posso neanche dirvi. Però in breve diciamo che è stato particolare, ho incontrato Demi Rowling con il suo ragazzo Pierre di Dubai, anche loro carinissimi, dato che ero uno dei pochi ragazzi che parlava inglese e anche lei mi ha riconosciuto perché all'inizio facevo video in inglese, cosa che adesso faccio anche sul mio canale secondario, quindi dategli un'occhiata, lo linko in descrizione. Sono rimasto molto a parlare con loro, a chiacchierare, anche a Campo Marzio all'evento abbiamo chiacchierato molto, è stato molto carino. Ho incontrato Chris di Fragmental, carinissimo anche lui. Ho incontrato anche vecchi collaboratori con cui cercavo l'anno scorso di creare una startup di profumi, ma non profumo, ma un servizio online di profumi. Mi hanno ricontattato, erano lì e fatalità ci siamo incontrati per organizzarci su qualcosa, quindi anche lì nuove collaborazioni, sono contento. E poi niente, ho ricevuto in realtà un sacco di complimenti, la gente è stata veramente carina. Anche durante l'evento c'è stato un momento in cui Sinister ha fatto un discorso parlando di reginette, eccetera. È stata invitata a questa specie di convention in cui veniva intervistata, siamo rimasti ad ascoltare. Ha parlato dell'importanza dei profumi, l'importanza dei social, il perché i profumi sono un ottimo mezzo di comunicazione e sono state dette anche tante altre cose molto intelligenti. Ho incontrato anche la ragazza di Maison 22, un negozio di profumi di nicchia che ho qui a Verona, da cui vado spesso, tante altre varie persone. E quella sera lì io dovevo tornare a casa e invece tutti mi dicevano: dai, ci troviamo stasera alla festa, ci troviamo stasera alla festa, ci troviamo. E mi hanno detto: dai, andiamo alla festa, andiamo alla festa. E io dovevo tornare a casa, ho detto: vabbè, un posto dove dormire lo troverò, è Milano, quindi andiamo a sta festa. Sono rimasto un giorno in più, una notte in più. Mi hanno aiutato a trovare un posto dove dormire, dove rinfrescarmi, che tra l'altro era l'hotel dove c'era Jeremy. Anche lì mi hanno raccontato cose strane su di lui, ma vabbè. Sono rimasto lì e alla fine alla festa è stato molto bello perché c'era tutta la gente, anche i brand, distributori, imprenditori, nasi, tutta la gente più importante della profumeria al mondo era lì. E quindi ho fatto amicizia con varie persone, continuavano a darci profumi, è stato veramente veramente bello. E alla fine di tutto Alex mi ha detto: guarda Marco, io sei stato molto carino, eccetera eccetera, abbiamo parlato, mi ha dato dei consigli, mi ha detto: adesso prova ad andare da Vanessa e vedi che cosa ti dice. Sono andato, mi sono proposto e diciamo che è andata bene, quindi ho iniziato a far parte un po' del team profumato anch'io. È da un po' che avevo deciso di concentrarmi sull'ambito, su una nicchia specifica. Sul mio canale, chi mi segue da un po' lo sa che faccio fatica, ho sempre fatto fatica a scegliere una nicchia su cui specificarmi. Ho parlato un po' di tutto in generale della mia vita e continuerò sicuramente a farlo, vita personale, di tutto quello che riguarda me come documentazione, però è inutile, i social funzionano che più spingi su un argomento e più va. Ma l'argomento non deve essere te. Tu sei, diciamo, una persona, l'argomento è in più un mezzo. È come cavalcare l'onda per crescere e tu sei la persona sopra, quindi la gente non ti vede tanto come l'uomo che parla di profumi, a meno che non vuoi essere Jeremy Fragrance, ovviamente, ma più come vedono chi c'è dietro la telecamera che parla di qualcosa. E dopo, quando hai la tua audience, hai i tuoi soldi, hai le tue cose, perché è anche molto monetizzabile il mondo dei profumi, mi piace, qualcosa che mi è sempre piaciuto, dopo ti si aprono mille strade su cui puoi fare tante cose, tutto quello che vuoi. Il fatto che io non riuscissi mai a scegliere una nicchia di cui parlare perché cercavo sempre una passione, ma in realtà anche nel libro che sto leggendo, in tutto questo periodo, mi sono accorto che più che una passione generata dentro di me, è una passione che devo creare. È quindi un... nel momento in cui fai qualcosa e ti dà un feedback positivo, qualsiasi cosa sia, nel momento in cui hai un minimo di successo in questa cosa, ovviamente una cosa che magari ti piace anche, automaticamente si crea quella fiamma, quella passione che poi ti porta ad andare avanti, quella motivazione. Quindi nel momento in cui hai un feedback positivo, quella è veramente la cosa che poi ti porta avanti. Quindi ecco, dovevo solo scegliere semplicemente una cosa, prendere quella e andare con quella, quindi scegliere quella cosa lì. Quindi probabilmente in futuro mi concentrerò un po' più sul mondo dei profumi. Ho appena ricevuto anche il libro che ho ordinato, La grammatica dei profumi, per impararne anche un po' di più, perché il mio naso funziona da Dio, però voglio imparare bene anche a livello di note e tutto, molto molto meglio.
Si dice che chi legge un libro su un argomento ne sa più del 90% delle persone. Quindi niente ragazzi, è stato veramente pazzesco, è stato destino come mi ha detto Alex. Anche se in realtà vi dirò una cosa per quanto riguarda lo yoga. La sera prima avevo imparato una tecnica yoga in cui praticamente è un po' come un chiedere, come chiedere all'universo, alle divinità, chiamatelo come vi pare, legge dell'attrazione, preghiera, chiamatelo come vi pare, ma come si, nello yoga antico, si chiede veramente a Dio, a un Dio, a quello che vuoi, veramente qualcosa. E io avevo chiesto questo, avevo chiesto proprio esattamente quello che è successo, quindi che le persone mi includessero nella community, di fare bella figura con le persone, di avere un impatto giusto, di trovare le conoscenze giuste per iniziare qualcosa. Perché ero talmente stufo di continuare a fare contenuti ma senza feedback positivo. No, feedback c'era, ma non così tanto quanto volevo, perché parlavo un po' di tutto e anche in varie lingue. Ed è da un po' che avevo toccato il fondo e quindi avevo deciso di concentrarmi solo su una nicchia, su una lingua per un po', anche se ho aperto il vario canale, su TikTok farò altre cose, su questo canale comunque parlerò di me, centrerò magari un po' più anche sulla nicchia beauty, adesso aspetto anche di vedere cosa fare. Però diciamo che era quello che cercavo, era quello che chiedevo, sono andato lì e non ho fatto niente. Cioè io ho semplicemente seguito il flow, non avevo fame, non avevo sete, non ero stanco. Seguivo il flow, ascoltavo e basta, mi hanno anche fatto i complimenti perché so ascoltare, che è una cosa ragazzi importantissima, ve lo consiglio a tutti, imparate ad ascoltare, perché chiunque può dire la sua, chiunque sa parlare, ma pochi sanno ascoltare. Sono andato lì e semplicemente mi hanno trasportato tutti in questa cosa di eventi, sballottolato qua là nelle cose giuste e ho semplicemente seguito il flow. Quindi anche lì ho imparato, ok, cosa devo fare in questo momento? Lavora con le cose che ho adesso, con le cose che ho, come dice Giorgio Vanni nella sua canzone di Dragon Ball, non lavorare con cose che non hai astratte, ma cosa ho in questo momento, in cosa sono bravo, cosa mi piace, cosa mi chiede la gente, e poi in futuro ci penserò, se in futuro vorrò fare canto, recitazione, ballo, parlare di yoga, andare nel mondo della spiritualità, altro, non lo so. Imprenditore, oggi devo fare questo perché è la strada che ho di fronte a me. Seguo il mio sentiero, unico, non c'è una via comune per tutti. E quindi ecco qua ragazzi, speriamo adesso che questa cosa porti benefici. Adesso continuerò, almeno fino al Pitti di Firenze, che è l'evento che c'è a settembre, lavorare un po' in questa direzione, quindi parlerò comunque di me, però con un tono più dedicato a una nicchia specifica, soprattutto su TikTok per vedere di crescere. Devo rimettere a posto anche Instagram e gli altri social e quindi vediamo come va ragazzi. Vi aggiornerò di sicuro, questo è andato come è andato Alex Sans, vi farò vedere anche tutte le cose che mi hanno regalato, ma in un altro video perché questo è già abbastanza lungo. Grazie mille ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi qualsiasi commento, qualsiasi domanda e iscrivetevi anche al mio canale di profumi in inglese se vi interessa, ve lo lascio in descrizione. Ciao ragazzi, al prossimo video.